presidio è stato proprio pensato e attivato per questo motivo, tenendo conto del massiccio aumento di presenze nel periodo estivo lungo la costa, che è vocazione balneare e turistica, e quindi con questo notevole aumento di presenze, sia di persone che di imbarcazioni, ovviamente aumenta il rischio potenziale per la sicurezza delle persone. Sulla base di questa constatazione, in accordo con la provincia, la prefettura e l'ufficio marittimo di Giulianova, si è pensata, ideata e siglata questa convenzione per potenziare il servizio di soccorso sulla costa. È chiaramente un servizio, questo presidio, che va ad integrare il servizio già predisposto dalla Capitaneria di Porto di Pescara e dell'Ufficio Marittimo di Giulianova, ed opererà sotto il coordinamento sempre della Capitaneria di Porto e dell'Ufficio Marittimo di Giulianova. Il presidio opererà con mezzi nautici veloci, del tipo gommoni attrezzati e moto d'acqua. Opererà con personale vigilfuoco professionalmente preparato sia per la conduzione che per il soccorso ed anche per l'eventuale supporto ad altri enti nel caso di inquinamenti ed altre situazioni.